atto di responsabilità dovuto da parte dell'azienda Mariga di Monticello Conteotto, che ieri ha reso noto il potenziale pericolo legato alla presenza del batterio Listeria in un lotto di salame dolce nostrano prodotto ai primi di febbraio dell'anno in corso. Da evidenziare che non si hanno segnalazioni per il momento di casi di infezione o problemi di salute legati al consumo del prodotto alimentare tipico. La richiesta di ritiro dal commercio proviene direttamente da un controllo interno operato in autonomia dalla ditta vicentina. Tecnicamente si parla di richiamo per rischio microbiologico. Oltre all'informativa inviata al Ministero della Salute attraverso il previsto modello di richiamo, che ha attivato i protocolli previsti in questi casi, è stata diffusa la notizia in via ufficiale dall'azienda vicentina al fine di raggiungere i frigoriferi e le cantine dei consumatori abituali dell'alimento per verifiche. Chi avesse acquistato il prodotto insaccato in confezione da 800 grammi, e in particolare appartenente al lotto 41-2023, l'unico con riscontri di presenza del batterio Listeria è pregato di non farne uso e di restituirlo ai punti vendita oppure smaltirlo. Chi avesse consumato nei giorni recenti il salame tipico veneto di questa marca e avesse accusato sintomi quali dolori gastrointestinali è pregato di avvertire il medico di famiglia o i servizi sanitari dell'ULS competente per il territorio di residenza. I batteri che rientrano nella specie di Listeria si trovano nell'ambiente e possono contaminare alimenti come latte, i suoi derivati e talvolta anche carni e altre tipologie di cibo.